Ragazze, ve l'ho sempre detto che il frigorifero è il mio tallone d'Achille, nel senso che è un lavoro che io odio fare. Io odio pulire il frigorifero, smontare tutte le cosine, proprio è una cosa che mi dà molto fastidio. Difatti si riduce sporchino e vabbè, è l'importante che poi lo laviamo. Ditemi, qual è il lavoro che voi odiate? Invece vi dico sempre che mi piace passare lo straccio, mi piace fare la cucina. Quindi voi il lavoro che odiate? Fatemelo sapere. Ragazze, anche questo finito. Anche questo finito. Bene, ora invece con una bellissima pezza che è questa, andiamo a fare l'inferriata del balcone. Ora vedrete la terra, la sabbia, di tutto di più, perché in questi giorni c'è stato scirocco ed è piovuto appunto sabbia. Eccola qui. Naturalmente, ragazze, con una mano intanto sto facendo così, poi devo andare negli angoli dove non arrivo, mi devo sporgere e diciamo che con il telefono non è proprio una cosa da fare. Quindi poi stacco, stacco, pulisco questa pezza. Ecco, questo quando ho fatto il balcone mi è mancato, me lo sono scordato. Sentite questi rumori? Vengono da lì. Allora vi spiego, qua c'è questo cantiere dove vengono a buttare detriti e cose varie, perché stanno facendo tutto il centro storico di Capaci. Mi spiego, quindi qua c'è, come vedete, questa specie di zona appunto dove raccolgono tutti i detriti, quindi stanno rifacendo il centro storico. Ok. Ragazze, credo che sia arrivato il momento di salutarvi. Siamo state insieme molto tutta la mattinata. Io ho fatto un bel po' di pulizie con voi. Ora mi devo andare a stendere un bel po' di cose e poi devo togliere, perché nel frattempo è arrivato lo chef, ha portato un po' di spesa, già un po' l'ho tolta, devo togliere la pasta, devo togliere da lì tutte quelle cose, le padelle le devo conservare e quindi devo fare tutte queste cose. Ho passato per la centesima volta il mocio qua e il mocio in bagno perché entrando, uscendo, si fanno sempre pedate, gocce, quindi ora vado a stendere quella bacinella che vedete là e i tappeti che sono in lavatrice, che hanno finito il ciclo di lavaggio, e poi appunto togliere scopa, paletta. Allora, ragazze, voi ve ne state facendo le pulizie di Pasqua? Mi raccomando, mettetevi di impegno, pulitevi quelle cose che durante l'anno non vi pulite. E poi, naturalmente, ragazze, per carità, qualcuno dirà: non c'è bisogno che ce lo dici tu. È solamente una frase, tanto per dire, so che mi seguite, quindi so che mi dite che vi sprono a fare le cose, solamente per questo non mi permetterei mai. Poi ognuno si faccia le pulizie o se le fa fare da qualcuno come vuole, come preferisce. Ok, ragazze, quindi mi vado a stendere tutta quella roba e poi niente, pranzo e di pomeriggio ho qualche idea. O riposarmi e vedermi televisione, qualche serie, oppure uscire, diciamo, nel pomeriggio comodo, tipo 5 e mezza, perché dovrei comprare alcune cose d'acqua e sapone. Mi è finito il siero di cera di Cupra, mi vorrei comprare una crema che ho visto in pubblicità che mi piacerebbe provare, vediamo, quindi non lo so. Ragazze, intanto io vi bacio e noi, come al solito, ci vediamo domani mattina.